Buonasera, buonasera a tutti. Siamo collegati sempre qui da Micro Megamondo per parlarvi di natura, di agricoltura sostenibile, per raccontarvi cosa fa la ricerca scientifica nel nostro campo del Micro Megamondo. La notizia importante è che i musei riaprono, anche se è un po' una finta, perché riaprire in mezzo alla settimana quando non sono turisti, scuole, la gente lavora, è un po' difficile, però abbiamo deciso lo stesso la settimana prossima di riaprire Esapolis, il giovedì e il venerdì, con orario particolare per facilitare chi è al lavoro, quindi dalle 15 alle praticamente alle 21:30, quindi fino alle 9:30 di sera saremo aperti, sia giovedì che venerdì. Sabato e domenica, come si sa, non si può aprire, e apriremo anche Palazzo Santo Stefano un giorno a settimana, il venerdì, per cominciare a provare chi vuole visitare questi musei. Benissimo, vi ho dato la notizia del giorno, adesso saluto Gabriella, che è sempre qui con noi. Salve Enzo, buonasera a tutti. Ciao Gabriella, ciao Riccardo. Ciao a tutti. Sempre in Francia, vedo le teche dietro. Sempre qua. Benissimo, allora oggi abbiamo veramente una puntata speciale e come sempre abbiamo degli ospiti veramente numerosi e insieme a voi parleremo sempre di natura, parleremo di termiti e parleremo anche di rondoni, mentre con voi avremo delle storie particolari. Gabriella ci racconta il ragno pistola, che poi non è un termine offensivo, voglio dire, perché... Gambero pistola, sì. Quando si scherza che nei film nelle, pistola, non è, il gambero poveretto, quello che finisce è un po' ingenuo, ecco. Invece questa proprio pistola lo vedremo poi. Tu Riccardo ci porti invece a conoscere un grande entomologo e una piccola pubblicazione, ma che ha ispirato moltissimo, quindi ce ne parleremo a caccia tra le erbe. Anticipiamo un po' gli argomenti, così poi ne parleremo. Io intanto vi saluto perché faccio entrare Lara Maestrello. Ecco, ciao Lara. Ciao a tutti. Ecco, Lara è stata con noi, ci conosciamo bene da tempo, si collabora, però Lara è una docente, una delle più simpatiche e brave docenti che abbiamo di entomologia, io veramente simpaticissima, attivissima, che anche è stata in grado di studiare una delle ultime pestilenze dell'entomologia, chiamiamola così, la cimice cinese, tu te ne sei occupata tantissimo. Però oggi, Lara, tu ci porti un argomento che hai poi anche approfondito, non so se continui a farlo, ma è stato un argomento sempre molto interessante, perché che poi raramente abbiamo toccato, quello delle termiti, degli isotteri, che oggi sono riconosciuti nei Dictyoptera come un sottordine dei Blattodea, o comunque chiamali come vuoi, delle blatte un po' specializzate, ecco. A parte che mi hai già rubato un pezzettino, però va bene. Ripetita Juvent, perché noi parliamo tutti, siamo subito sulla punta delle dita di Chiottera e subito sanno che cos'è. Certo. È bene che dirle le cose e ripeterle anche più volte. Certo. Allora parliamo di termiti. Adesso facciamo la prova della condivisione dello schermo. Sono esseri sociali, abbiamo detto, no? Sono molto interessanti, ne abbiamo anche in Italia. Sì, esatto. E infatti, allora aspetta un attimo, quando faccio condividi, perché adesso qua sono col nuovo browser. Tu devi aprire la tua applicazione, sì. E andare sulla screen e poi condividere la finestra dell'applicazione. Stanno imparando. Allora, questa c'è. Per ora io la vedo qua. Adesso devo mettere, esatto, questa qui, perfetto. Vediamo se adesso funziona. La vedete? Allora, vediamo subito, eccola qua. Dato Franco Casini, non so cosa intendeva, se ti stava facendo un complimento, tanto lo risaluto, eccolo qua, Franco Casini, che è stato con noi a parlare anche di... Grande Franco! Ecco, quindi qui siamo in diretta, per cui bisogna anche ricevere questi messaggi. Carissimo saluto a tutti da Enrico, approfitto di salutare anche qualcuno dei nostri grandi amici, anche entomologi. Eccoci qua. Allora, sì, penso che adesso si veda lo schermo, no? Confermate? Sì. Ottimo. Allora sì, io diciamo che parlandovi di termiti mi fa molto piacere, perché in effetti torno al mio primo amore entomologico, nel senso che io ho iniziato la mia carriera di entomologa proprio dedicandomi a queste bestioline appunto sociali, di cui adesso vi parlo, che sono un mondo estremamente affascinante. Tuttora veramente mi...
hanno un fascino incredibile. Ecco, adesso, giusto per, ecco, diciamo così, ho cercato di delineare alcune cose e quello che vi faccio vedere adesso è una lista di cose dove magari qualcuno può già pensare vero o falso. Come ti ho detto, di una mi hai già fatto un'anticipazione, anche di un'altra in qualche modo, per cui sono diciamo così che sulla... dimmi. Io sono terribile per questo. Lo so. Però è bene, bene che lo ribadiamo, perché ancora la cosa non è così chiara. Esatto, esatto. Allora, parlando di termiti, quindi molti di noi sono abituati a vedere le termiti dei documentari, ne sentono parlare in alcuni modi, ma probabilmente poco ancora si sa su diversi aspetti. Quindi c'è un elenco di cose e vediamo un po'. Qua, io direi che la prima, credo proprio che non ci siano tanti che le confondono, no? Sono comitali le tarme. Secondo me, in questo pubblico qua del micro megamondo, credo che molti possano già pensare al vero o falso, diciamo così, penso che molti propendano per il falso. Ecco, noi non vediamo la prima, però la prima diapositiva che mi di questa, vediamo solo la prima della presentazione. Sì, allora, beh, no, la prima della presentazione, vabbè, era questa qua di tale letarme, io la lascerei andare. Ma se posso fare una cosa, vedete queste parti qua e poi... Vediamo Lara, guarda che stiamo vedendo solo la prima superorganismo che ricicla cellulosa. La società. Aia, come mai? Ecco, adesso sei andata avanti col vero o falso. Ah, allora secondo me, vabbè, non è un problema. Adesso dovreste riuscire a vedere queste. Eccolo qua. Allora, sono comitali o letarme, direi che tutti quanti siete per il falso. Sono formiche bianche, credo che anche qui pochi abbiano dei dubbi, comunque adesso lo vediamo. Questo già appunto lo sappiamo, sono esattamente un sottogruppo di blatte. Allora, questa cosa che vivono solo in aree tropicali e mangiano solo legno, ma vediamo un pochino se è così o no. Quando si parla di termiti, è vero che c'è l'unico caso di vita coniugale tra gli insetti? Intanto ci pensate, no? Poi dopo appunto ne parliamo insieme. Ecco, questo è un argomento scottante. Quando si parla di termiti si parla anche di lavoro giovanile, che da noi è tanto deprecato, giustamente, ma nelle termiti lo vedremo, lì c'è proprio tutto e solo lavoro giovanile. Alla fine quelli che raggiungono la forma adulta in realtà sì, hanno un ruolo, ma diciamo il buono, la gran parte del lavoro tra le termiti è proprio fatto da giovani. E poi c'è questa cosa qua, vediamo che, quindi questo vi ho già detto io che è vero, termiti kamikaze, qui vedremo, ci sono, esistono, cosa sono questi termiti kamikaze? Giapponesi, saranno giapponesi. Mi aspettavo un'altra battuta da te, Enzo. No, va bene, non posso. No, nel senso, sai, si parla tanto di vespe samurai, qua ci sono le termiti kamikaze, no? Queste cose. E vabbè. Allora, poi abbiamo, ecco, questa è un'altra battuta, vediamo se qualcuno dice no, io non ci credo, è impossibile. Adesso vedremo, sono il 95% degli insetti del suolo, e lì andremo a vedere se è vero e in quale caso è vero. E questa è un'altra curiosità, anche lì vediamo se sarà vero o meno. Nel loro corpo c'è il più efficiente bioreattore conosciuto. Chissà che cosa sarà questo bioreattore. Stimolante. No, dai, infatti bisogna un pochino, no, far capire che le termiti sono veramente estremamente affascinanti. Questo forse già lo pensavate, anche se in realtà questo che... I loro nidi sono veramente modelli di architettura ecocompatibile, perché forse sono una delle poche cose che ci fanno vedere in televisione, sono questi nidi, soprattutto in certi contesti, e il problema è che più li vedono solo da fuori e non sanno come sono fatti dentro. Vedremo che questo è vero, sono modelli di architettura ecocompatibile. Ecco, tanti pensano alle termiti come animali dannosissimi, vedremo che questo può essere verissimo, ma anche molto falso. Tant'è che invece in generale sono considerate dei veri e propri ingegneri degli ecosistemi e quindi fanno tanto bene all'agricoltura, tantissimo bene, soprattutto anche lì in certi contesti. Si tratta sempre di capire il contesto. E questa cosa qua, punto interrogativo, è vero che producono strumenti musicali? E infine è anche vero che si tratta di un cibo provvidenziale per l'uomo?
dice Mauro Ferri, diciamo che su questa cosa sarà poi lui poi a dire se questo è vero o meno, ma già vi potrò dare un'anticipazione. Chi ci ascolta lo sa, ma dopo ci collegheremo con Mauro Ferri che anche si occupa di entomofagia, ma si porterà al discorso invece dei rondoni. Oggi, ma anche i rondoni hanno bisogno delle termiti probabilmente quando vuole. Sì, certo, però questa cosa delle termiti come cibo lui la sa bene, chiedetegliela dopo. Va bene. Allora, giusto per iniziare, sgombriamo il tavolo da ogni dubbio. Le termiti non sono né tarme, le tarme lo sapete tutti, insomma, quantomeno sono queste bestioline qua, questi bruchini che occupano indebitamente i nostri cassetti. Lo vedete quello che faccio vedere? Sì, devi andare nella successiva, però abbiamo visto la lista, adesso la successiva, come hai fatto prima. Allora devo fare così. Lo vedete adesso? Devi cambiare diapositiva. Sai che cos'è? Perfetto. Adesso sei sulla 3, benissimo, la vediamo, sì, le tarme, sì, le conosciamo, sì, anzi qualcuno le... Esatto, allora le tarme ovviamente lo sapete tutti, sono le tarme, questi qui sono gli adulti, vedete, e questi non fanno niente, ma chi fa del male entrano nei nostri cassetti e dove trovano roba buona, ossia la lana vera, il cuoio, queste cose qua, se la mangiano, il risultato ovviamente è questo qua, quindi... Queste sono tarme, sono lepidotteri, non c'entrano niente, ha solo il nome che è un po' simile, ma non c'entrano assolutamente niente. E qua c'è questa cosa antipatica per cui devo sempre fare questa cosa qua. Allora, non sono nemmeno, non hanno niente a che fare con i tarli sono coleotteri, e lo sapete tutti, sono quelli che fanno i forellini nei mobili antichi, ok? Come questi qua. E questi sono loro, questi sono tarli, sono coleotteri, e chi fa queste cose qua ovviamente sono le larve che fanno queste gallerie nel legno. Allora, ci risegnala Riccardo che converrebbe mettere il PowerPoint come presentazione, volevo dirtelo anch'io, ma forse tu non ti vedrai, ma noi ti continuiamo a vedere, così si vede meglio, seguiamo allora, meglio. Quindi metti quando sono qua... Devi andare sulla presentazione di PowerPoint. Finestrella in basso a destra, in basso vicino a più o meno, c'è cioè la finestrella, sì, di presentazione. Allora. Quella penso. Così riusciamo a vedere l'immagine. Allora, non lo so perché a me non me lo fa vedere, però... No, così allora diventa complicato, magari non hai il secondo schermo, poi PowerPoint si serrato. Infatti. Vabbè, allora niente, io ritorno qua. I tarli quindi sono appunto coleotteri, sono questi qua, forse rimango così che non si vede bene, ma che vogliamo fare, se no diventa un po' complicato. Le termiti invece, adesso veniamo a loro, ecco, i tarli si riconoscono per il fatto che trovate i forelli, e perché i forelli non sono altro appunto che i buchi che fanno quando terminato lo sviluppo larvale escono fuori dalle loro gallerie e si affallano gli adulti e quindi fanno appunto questi forellini tondi e si vedono, e quindi si vede quando ci sono i tarli, perché poi trovate il rosume che non è altro che appunto le loro cacchine fondamentalmente, e quindi si riconoscono per quello. Cosa molto diversa è avere un'eventuale infestazione di termiti in casa, perché non ve ne accorgete, cioè se avete, adesso qui non capita da noi, è difficile che capiti, ma insomma sostanzialmente le termiti divorano il legno interamente da dentro, quindi da fuori non vedete. Vedete che noi ci seguono anche dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Calabria, da altre parti, dove al sud Italia è più facile trovare... Esatto, però appunto in generale, esatto, anche da loro... In generale, quando ci sono problemi di termiti, non trovate il rosume fuori e non vedete fuori. Semplicemente ve ne accorgete perché o vi crolla il tavolo immobile. E beh, se c'è gente dalla Sicilia, sappiate che un po' di anni fa rischiava di crollare il Duomo di Monreale perché avevano trovato un attacco di reticoli termes proprio nelle travi del tetto. Quindi sappiatelo. E se ne sono resi conto solo perché appunto qualche esperto aveva fatto dei sopralluoghi, se ne era reso conto, ma insomma da fuori non si vedono, loro lavorano da dentro, sono lucifughe in generale. Otturano proprio i buchi se ci sono, loro sì, li bloccano. Sì, esatto, cioè proprio non possono sopportare le correnti di aria. Che non siano formiche, beh insomma direi che su questo c'è pochi dubbi. Giusto per sgombrare appunto i dubbi, le formiche in generale, allora
Sono tutti insetti sociali, adesso fra un po' vediamo di capire cosa vuol dire insetto sociale, sono tutti insetti sociali, però ecco, se trovate delle formiche, gli alati, che poi sono quelli che hanno la funzione da riproduttori, vedete, hanno la classica forma da formiche, hanno il classico vitino, no? Da vespa, tra virgolette, in questo caso una formica, ma il vitino, no? Questo restringimento nei primi segmenti dell'addome, cosa che assolutamente non trovate nelle termiti. Le ali sono diverse, nelle termiti sono assolutamente uguali, le antenne nelle formiche sono genicolate e invece nelle termiti sono moniliformi. Questo nelle forme adulte, che poi sono appunto quelli che fanno i riproduttori, scusate. Se andiamo a guardare gli operai, le formiche le conoscete tutte, le formiche operaie come sono fatte, anche loro ovviamente le antenne genicolate hanno quel restringimento appunto nei primi segmenti nell'addome e sono scure di colore. Invece le termiti sono decisamente chiare, biancastro, pallide, insomma, di questo colore qua, non hanno restringimento, ovviamente le antenne sono moniliformi, quindi anche proprio fisicamente non hanno niente a che fare, hanno in comune il fatto di essere appunto insetti sociali. E come diceva prima appunto Enzo, sono in realtà un gruppo, fanno parte di un gruppo di blatte, e si pensa proprio, anzi insomma ci sono degli elementi a favore di questa ipotesi, il gruppo delle termiti si è formato a partire da delle blatte che mangiano legno, ce ne sono ancora qualcuna, questi Cryptocercus, è un genere che c'è sia in America che in Oriente, e loro sono proprio delle blatte che mangiano legno, e guardate questo qui, appunto queste sono queste blatte, questi Cryptocercus, guardate le forme giovanili come sono molto simili in effetti alle termiti, se vedete qua, e queste blatte vivono, le chiamano blatte subsociali, perché praticamente vivono in gruppi familiari, e guarda caso anche loro per digerire il legno fanno quello che fra un po' vedremo, fanno anche le termiti, hanno queste simbiosi mutualistiche incredibili con una serie di microrganismi, e guarda caso alcuni dei generi di questi microrganismi che hanno appunto queste blatte sono in condivisione con alcuni che hanno appunto le termiti, quindi da lì appunto questa cosa. Quindi appunto quello che vi volevo dire è esattamente questo, ordine Blattodea, epifamiglia appunto Termitoidea, quindi qua abbiamo le diverse famiglie, sappiate che sono circa 2600 specie, la stragrande maggioranza appartengono a questa famiglia che è quella delle termitidee, delle cosiddette termiti superiori, fra un po' vedremo cosa vuol dire il fatto di essere termiti superiori, ce ne sono tante altre, e quello che vi voglio far notare è che in realtà le termiti appunto, ecco qua, guardate, ecco qua, sono il 95% degli insetti del suolo, sì, ma solo in certi contesti, nella fascia tropicale e subtropicale. Da noi fascia temperata non è così, cioè, ce ne sono sì, ma assolutamente non così tante. Sicuramente sono una buona parte della biomassa appunto degli animali che c'è comunque sul nostro pianeta. Cioè, si dice che il peso delle termiti e quello delle formiche da solo faccia circa un terzo, se non mi sbaglio, di tutta la biomassa animale che abbiamo sul pianeta. Quindi insomma... Quello che ribadisco, ci chiamiamo micro mega mondo proprio perché i micro perché sono piccoli, ma mega perché sono veramente bravo, esattamente in peso che in volume degli organismi viventi, animali, esattamente. Allora questo esatto, questo però è una cosa che ve la devo far vedere così, eccola, si parla di termiti, allora questa è una termite e se la vedete esserino minuscolo, indifeso, mai più grande di un centimetro, che in effetti se la lasciate appunto fuori all'aria aperta per un po' da sola crepa nel giro di pochissimo tempo, muore, e quello che appunto è la forza appunto di questi insetti sta proprio nel fatto che sono colonie di termiti, sono insetti sociali, quindi non è uno ma sono tantissime, a seconda della specie abbiamo colonie più o meno numerose, pensate che tra le termiti formosane, che sono le termiti più distruttrici nel mondo, ci sono le megacolonie di 10 milioni di individui, quindi cose veramente... Ed è ovvio anche, anticipando il fatto che possano essere veramente distruttive, è ovvio anche che una colonia da 10 milioni di individui ti fa fuori una casa di legno nel giro di poco tempo. Ecco, pensateci, sono piccoli... Questa è la storia degli Stati Uniti che per molto tempo hanno sofferto e continuano a soffrire, probabilmente ancora anche se i legni sono più trattati, hanno queste mushroom village, o senti queste città che nascono costruite in legno,
poi arrivano queste termiti che non sono neanche locali americane, sono importate. Bravo, si... infatti non so se tu lo sapevi, ma io il mio passato con le termiti l'ho fatto anche lì, io andai lì dopo il mio dottorato qua in Italia, andai proprio negli Stati Uniti a fare il mio postdoc e l'ho fatto sulle termiti proprio in Louisiana, cioè sud degli Stati Uniti, a occuparmi proprio di queste termiti invasive che sono le termiti formosane, che lì appunto causano enormi danni. Esatto, infatti proprio così. Allora, quindi cosa vuol dire essere animali sociali? C'è questa definizione che è quella ufficiale di Wilson: gli animali sono eusociali quando collaborano nella cura della prole, si dividono in modo riproduttivo il lavoro, quindi abbiamo individui fertili e individui sterili, e quelli sterili lavorano a vantaggio appunto di quelli fertili, che sono quelli che in qualche modo mantengono la continuità, quindi quelli si riproducono, gli altri sono sterili e fanno tutto quello che è necessario fare. E deve esserci questa sovrapposizione di almeno due generazioni che collaborano appunto alla cura della prole e al lavoro della colonia. Ecco, tutte queste condizioni le troviamo nelle termiti, le troviamo nelle formiche, nelle api, nelle vespe, bombi, eccetera, ma non le troviamo appunto nelle blatte che sono subsociali, negli afidi che anche quelle hanno delle forme un po' particolari, quindi magari manca una di queste condizioni. Le termiti le hanno tutte, e infatti si parla appunto, quando si parla di insetti sociali, anche di superorganismo. E tra questi insetti appunto abbiamo gli operai, che sono quelli che, ovviamente lo dice la parola stessa, badate bene, nelle termiti gli operai in realtà non sono solo femmine come nelle api, come negli imenotteri sociali, no? Qui sono di tutti i due sessi, sia maschi che femmine, quindi operai e operaie, quindi misti, che si occupano appunto dei vari lavori nella colonia. Di nutrire anche i compagni. Ci sono dei soldati che, lo dice la parola stessa, servono per la difesa, e ci sono ovviamente dei riproduttori, il cosiddetto re e la regina, che sono gli unici fertili, che sono quelli appunto che si accoppiano regolarmente e danno appunto luogo alla continuità della colonia. Sono gli unici fertili, mentre gli altri sono sterili. E ovviamente tutti abitano in un nido, che ovviamente fra un po' inizieremo a vedere. E quello che mi preme dire, intanto, quando sono comparse le termiti, si parla circa di 180 milioni di anni fa, e si sa perché sono stati anche trovati degli individui dentro dei pezzi di ambra, e quindi questa è la prima volta, tra l'altro, che sul pianeta è comparsa l'eusocialità, quindi le formiche sono venute molto dopo, quindi questa è una cosa importante da dire. Possiamo dire anche un'altra così notizia che poco ha a che fare con la socialità, però ha a che fare con l'origine dei termiti. Parallelamente abbiamo anche le mantidi che prendono proprio origine dalle blatte. Abbiamo queste blatte mantidi di più o meno di quell'epoca. Sì, esatto. Due parole su come si sviluppa una colonia. Tutto parte quando c'è la cosiddetta sciamatura degli alati. Quindi dal nido madre escono fuori in un ben preciso periodo dell'anno le forme alate, che sono gli unici adulti. Questi qui sono maschi e femmine, escono fuori dai loro nidi, fanno un voletto, al termine del quale si cercano e si trovano i maschi con le femmine, si formano quindi le coppie, e subito le termiti si strappano le ali e rimangono anche i moncherini appunto qui nel torace, e vanno a cercarsi un sito idoneo dove fare il nido. Chiaramente il sito idoneo sarà dove c'è un qualcosa da mangiare, vi anticipo già, è cellulosa, poi che sia un cumulo di cartoni o che sia appunto proprio un legno, poi lì dipende dalle specie, che sia terriccioli dipende dalle specie. Ed ecco lì che inizia la vera e propria vita coniugale. Eccoci qua, sono veramente l'unico caso tra gli insetti dove c'è un marito e una moglie effettivi, che rimangono e continuano appunto a riprodursi finché effettivamente la morte non li separa, e quindi appunto ecco perché diciamo appunto questa cosa. Ora, abbiamo ancora sei minuti con te, sì, perché poi abbiamo altre cose, e anche se veramente starei qui tutto il tempo ad ascoltarti, io sinceramente abbiamo i tempi, ma magari avremo occasione, certo, tra sei minuti, se vuoi raccontarci ancora, perché è veramente affascinante questo viaggio nel, sì, mondo delle termiti. Allora, allora vediamo alcuni dettagli soltanto. Vabbè, loro quindi si riproducono, ogni tanto si accoppiano, dalle uova escono fuori appunto questi individui giovani, fino al terzo stadio devono essere nutriti da sorelle e fratelli più vecchi, ma a partire dal terzo stadio sono loro che diventano operai. E guardate, questi sono
e neanidi, ninfe, cioè sono a uno stadio intermedio dello sviluppo, non sono adulti, ecco perché si parla di lavoro giovanile, quello che vi dicevo prima. Quindi loro sono loro che fanno il lavoro, proprio tutto il lavoro della società, che nutrono gli altri e così via. Alcuni di loro, sulla base di alcuni equilibri particolari che non sto a entrare in dettaglio, diventano soldati e la percentuale dei soldati è fissa per ogni specie. Quello che accade è che se in alcuni anni alcuni di questi qua completano lo sviluppo, poi diventano alati e si comincia in qualche modo la storia. Adesso non vado a dire altre cose, ma volevo saltare, ecco qua, la vita coniugale. Le termiti sono anche famose perché in alcune termiti... positiva, perché noi vediamo sempre quella di insetti sociali. Giusto, hai ragione, porca miseria, questa cosa. Esatto, cioè quello che, ecco, questo quindi non avete visto, questo qua, dove appunto si vede il ciclo. Quindi andiamo appunto, adesso non il fatto della vita coniugale, l'ho detto, voglio soltanto dirvi, questa è una cosa importante. Allora, la difesa della colonia viene fatta dai soldati, qua vedete i più acerrimi nemici delle termiti sono sempre le formiche, qua vedete qualche scena di lotta, come difendersi, come combattere, o grazie alle mandibole che come vedete sono ben sviluppate, oppure vedete qua ci sono alcuni che invece sparano la colla, vedete, hanno delle ghiandole, e questi hanno proprio, si sono detti soldati nasuti perché sparano la colla. Alcuni nasuti termes, proprio anche il genere, no? Esatto, nasuti termes. Queste, penso, sono orientali, no? Bravo, esattamente. E alcune, appunto, come appunto le termiti formosane, quelle famose degli Stati Uniti, hanno tutte e due le armi. Vedete, hanno sia le mandibole, ma sparano anche la colla dal di qua. Quindi hanno questo. Quello che volevo dire è questo qua, che c'è questa specie, si chiama Globitermes sulfurius, che è una termite asiatica. E questa è la termite kamikaze. Questi sono i soldatini che anche loro, se possono, quando ci sono invasioni di formiche, usano le mandibole. Poi però, a mali estremi rimedi, vedete che sono belli gialle, è tutta un'enorme ghiandola che occupa tutto il corpo praticamente, e quando si trovano proprio nella peggiore delle situazioni, cosa fanno? Questa ghiandola non ha sbocco, semplicemente si comprimono i muscoli e fondamentalmente esce fuori questa secrezione che è una colla e esplode, quindi la termite, però in questo modo qua è chiaro che blocca tutte le mandibole delle formiche che cercano di attaccare. In quel senso quindi le termiti kamikaze. Pazzesco. Giusto per farvi vedere gli adattamenti delle operaie che hanno queste mandibole con cui mangiano, tagliano il legno, e lo fanno perché poi nelle mandibole, vi ricordo, ci sono dei metalli, in particolare lo zinco, quindi è ovvio che riescono a aggredire anche quelle cose appunto così dure come il legno. E la cosa fondamentale che volevo dirvi, parlando di termiti, non si può non parlare di questo, è proprio che come fanno a digerire? Allora, in generale non è solo il legno, perché in realtà ci sono termiti che mangiano terriccio, humus, tutto ciò che contiene cellulosa, emicellulose, robe di quel tipo lì, quindi non è solo il legno duro, ok? E in generale dovunque ci sia cellulosa. Come fanno? Perché nel loro intestino, e guardate questo qua che vedete qui, è un intestino di termiti, e questa roba enorme che vedete qua, è un lavoro che facevo io quando ero negli Stati Uniti, aprivo gli intestini delle termiti per far uscire questa roba qua, e questa roba qua, la vedete qui, vedete, sono questi microrganismi, sono dei protisti, i quali al loro interno, a loro volta, hanno dei batteri, e tutti insieme, protisti e batteri, collaborano a digerire la cellulosa. Ecco qua il famoso mutualismo, appunto obbligato, tra l'altro, nel senso che gli uni senza gli altri non possono proprio sopravvivere, e pensate che questi microrganismi rappresentano, pensate un po', più della metà del peso delle termiti, quindi per dire quanto sono importanti. Sono praticamente coevoluti insieme. Se ho capito bene, ma quindi ci sono tante specie di protisti, forse anche di più, quante di termiti? Allora, sono tante specie di protisti, ogni termite c'ha i suoi, c'è proprio una specificità
appunto di generi e specie proprio di questi protisti. Tra l'altro i protisti, questo è importante dirlo, ce li hanno solo le cosiddette termiti inferiori, tipo quelle che abbiamo anche da noi, reticulitermes, calotermes, così. Invece le termiti superiori hanno solo come simbionti nel loro intestino solo dei batteri. Ma quello che vi voglio far notare è che c'è, adesso non vado in dettaglio, ma è una cosa incredibile come ci sia una biodiversità di questi simbionti che sono specializzati ognuno a fare qualcosa. Per cui ci sono quelli che appunto digeriscono la cellulosa, ma ci sono anche degli azotofissatori, pensate un po', dei metanogeni, eccetera, eccetera. Il risultato, e questo è importante, veramente importante, è che le termiti, grazie a quella insieme di microrganismi, hanno appunto il più efficiente bioreattore in natura. Sono in grado, pensate un po', di convertire fino al 99% della lignocellulosa in energia prontamente utilizzabile. Ecco perché per noi sono un modello di biomimetismo così importante. Come ci è già successo di vedere con altre specie tenebriondi, per esempio, che sono in grado di farlo. Si chiede Arminioli, molto probabilmente si nutrono anche di polistirene, non so quale analogia, però potrebbero demolire altri polimeri. Questo non lo so, però veramente le proprietà di questi microrganismi sono incredibili, sono veramente particolari. Giusto per, adesso non posso far vedere tutta la presentazione, passando i nidi, guardate un po' la meraviglia di questi nidi. ecco, qui entriamo dentro e sono talmente studiate, ci sono stati fior di architetti e ingegneri che le hanno studiati, tanto che appunto i nidi delle termiti sono proprio considerati dei modelli perfetti di bioarchitettura ecocompatibile. Perché voi pensate a questi nidi, indipendentemente da dove sono, anche le condizioni più proibitive, tipo i deserti australiani, dentro al nido di termite, lo so perché c'è anche una mia amica che li ha studiati, ci andava dentro e ha detto che il clima lì dentro è sempre gradevolissimo e c'è anche ovviamente scambio di gas e si sta davvero benissimo. È tutto fatto... Questi edifici esterni sono quelli che termoregolatori per la parte più sotterranea del nido. Sì, è tutto un discorso un più complesso, però quello che vi voglio dire appunto è che fondamentalmente loro fanno questi nidi, guardate che possono arrivare anche fino a 8 metri, questi esserini di mezzo un centimetro riescono a fare queste cose e solo con saliva, le loro feci e il terriccio che hanno attorno, quindi capite bene come appunto l'ecocompatibilità in questo caso sia veramente pazzesca. Giusto, scuro molto rapidamente i danni negli Stati Uniti, eccola qua, la termite formosana famosa di cui vi ho detto, di cui mi sono occupata, eccola qui, guardate un po', discorso uragani, ma adesso ci torno, queste qui mangiano anche il legno vivo, e quindi appunto fanno crollare poi gli alberi, e guardate quello che fanno nei traversine dei treni. Questo era un famoso armadietto trovato in una scuola di New Orleans quando io ero lì, guardate come era stato trasformato. Questi erano che a New Orleans, non so se sia stata prima o dopo Katrina, tanto per darci delle arrivare a Katrina. Questo appunto il nido di termiti dentro, fatto con i libri e i quaderni degli studenti, queste sono le case come vengono ridotte, giustamente, ma passiamo qua, guardate, questo ve lo volevo proprio dire, sapete, questo era il mio boss di allora, quando ero là, il professor Greg Anderson, sapete l'uragano Katrina che ci fu nel 2005? Bene, ci fu un'alluvione e morirono anche tante persone. Sapete cosa scoprì Greg? Che la diga sul lago Pontchartrain, che fu quella che crollò, era fatta con questi pannelli di cemento armato che erano tenuti insieme da questa roba qua, che si chiama bagasse, che non è altro che un residuo della produzione della canna da zucchero. Lui ha scoperto che le termiti adorano il bagasse, quindi fondamentalmente lì dove è pieno di termiti, proprio le termiti formosane, si erano mangiate tutto quanto il bagasse che univa i pannelli per fare le dighe. Capite bene? Io ho un bel ricordo di quella città e tu ti ricorderai che c'era anche la Dubon Institute, che è con lo zoo, l'acquario e l'insettario. E sono miei colleghi, abbiamo anche collaborato con loro anche. E io ero lì quando si stava realizzando l'insettario, avevano delle pilette per le prese elettriche sul pavimento nei corridoi. E io ho detto, ma scusate, le avete messe per terra, se ci va l'acqua, cosa c'è? Qui non arriva l'acqua, l'anno dopo è arrivato Katrina. Ma la parte più alta non l'ha preso. Però per dire, non avrebbe portato su scarogna, avevo sì, stato... Sì.
queste battute ci siamo cambiati. E questo comunque volevo portare come un esempio di quando gli ingegneri non ascoltano, non sentono il parere dei biologi. Cioè, certo. Sono quei casi, appunto, poi le colpe sono state tante, eccetera, eccetera, ma mi sembra di avere dimostrato come appunto bastava semplicemente che si consultassero prima con un qualunque entomologo e forse tutti quei morti e quell'alluvione si poteva evitare. Grazie moltissimo, perché abbiamo un po' sporato anche il tempo, non riusciamo a chiudere. Magari... Le termiti producono musica, sì, perché le usano le termiti per fare i didgeridoo con cui si produce musica. Ecco. Allora, magari ci risentiamo su questo argomento estremamente interessante, non vorrei sacrificarlo troppo così stringendo. Grazie. Era mille. Allora... E, questa del cibo ve ne parla poi Mauro, lasciatela domanda. Mauro abbiamo già tanto, poi torneremo sul tema dell'entomofagia perché sono anche delle novità. Ti ringrazio veramente tantissimo, allora ci risentiamo alla prossima. Certo, grazie a voi. Riccardo e Gabriella che ti salutano anche loro. Ciao carissimi! Ciao Lara, grazie! Ciao, complimenti! Ciao! Allora, eccoci qua, siamo andati, dobbiamo andare un po' più veloci. Gabriella, ti lasciamo con i gamberi pistola, allora quindi la tua presentazione, stiamo insieme così vediamo un po' come va. Io se vuoi metto anche... Sarò, ecco, cercherò di essere più veloce che posso. Allora, stasera diciamo che l'argomento da cui parto sono i suoni, la prendo come al solito un po' alla larga. Quindi il suono generalmente conosciamo tutti un pochettino che cos'è, ma in generale sono delle vibrazioni che in un qualche modo quindi si propagano tramite delle onde e possono propagarsi in diversi mezzi come l'aria e l'acqua. E a seconda del mezzo dove si propagano, ovviamente la velocità con cui si diffonde il suono può cambiare. Quindi passiamo per esempio da 340 metri al secondo nell'aria a addirittura quasi a 1500 metri al secondo invece nell'acqua. Dal punto di vista più che altro fisiologico, il suono è quest'onda che in realtà viene, diciamo, percepita da un organo specializzato, in questo caso per esempio il nostro orecchio, e questo suono poi ovviamente viene elaborato e percepito da quello che è il sistema nervoso. La capacità di produrre un suono è sicuramente, quindi queste vibrazioni, è stato ed è attualmente ovviamente uno strumento fondamentalissimo, perché è proprio quello che ha dato vita a una nuova forma di comunicazione. Insomma, la capacità di produrre dei suoni, l'importanza di produrre dei suoni, la vediamo perfettamente, per esempio, tra gli uccelli, quindi l'importanza del canto degli uccelli, o in alcune specie di cercopiteghi, dove addirittura c'è una specializzazione nell'emettere determinati suoni a seconda del tipo di predatore che si trovano di fronte. Per non parlare poi ovviamente dell'importanza della produzione dei suoni negli esseri umani. Diciamo che sicuramente ci ha agevolato tantissimo, si può comunicare sicuramente in maniera molto più veloce e molto più efficiente. Però, insomma, concluse tutte le parti fiche del suono, passiamo però anche a una fase, perché tutto ha un rovescio della medaglia. I suoni infatti non sono soltanto qualcosa che, non hanno soltanto una parte bella, ma hanno anche una parte dannosa. Infatti i suoni, possiamo benissimo pensare ai danni che può provocare, per esempio, nel nostro caso, ascoltare dei suoni, a un volume molto alto, quindi sappiamo che queste onde possono, per esempio, andare a danneggiare il nostro timpano. C'è un altro tipo però di danno che possono fare le onde sonore, che magari è un pochettino meno conosciuto, che è esattamente quello che stiamo vedendo nella presentazione. Infatti, uno dei danni che possono essere causati dalle onde sonore è un fenomeno che viene chiamato cavitazione. Questo fenomeno in pratica avviene nel momento in cui, un fenomeno che riguarda soprattutto i liquidi, e avviene nel momento in cui in un liquido viene cambiata in maniera molto veloce la pressione. Quando praticamente viene esercitata una pressione molto forte, molto velocemente su un liquido, quello che succede è che viene a crearsi esattamente una cavità. Questa cavità è una cavità che non è che però è appunto un processo che è dovuto per esempio come a un'ebollizione, quindi lento e costante. È un processo molto veloce e la bolla che viene a crearsi sequentemente è una bolla praticamente a bassa pressione e completamente vuota, è come se fosse una bolla sottovuoto. Questo fa sì che in pratica questa bolla che è sottovuoto, abbiamo detto che ha una pressione che è un po' più bassa, ma il liquido circostante invece continua invece ad avere una pressione atmosferica, quindi una pressione un po' più alta. Quello che succede quindi è che questa bolla rimane praticamente molto instabile
e il liquido intorno, quello che tende a fare è andare quindi a premere intorno a questa bolla che invece ha una pressione un po' più bassa. Quello che succede quindi seguentemente è che la bolla ovviamente esplode. Nel momento in cui queste bolle create quindi per questo fenomeno di cavitazione vanno ad esplodere, quello che viene a crearsi è un effetto sonoro, perché ovviamente quindi viene trasmessa una vibrazione, viene trasmessa proprio in realtà una vera e propria onda d'urto, quindi si sente un suono molto forte e viene generata anche molta energia. Infatti intorno a queste onde abbiamo tantissimo calore. Ora, anche una volta, bello, bella la cavitazione, ma perché ci interessa stasera? Non è soltanto per fare una lezioncina così di fisica, ma perché diciamo che questo è un fenomeno che intanto è ben conosciuto da quelle persone che lavorano sicuramente con delle imbarcazioni e quindi hanno a che fare con delle, diciamo, per esempio con delle eliche. E infatti vediamo che diciamo, il fenomeno della cavitazione crea dei danni veramente molto forti intorno a queste eliche. Ma appunto ci interessa perché ancora una volta la natura sa stupirci, perché ne sa molto di più di noi di fisica e utilizza, diciamo, questi principi della fisica come armi di difesa. Infatti i danni che sono, diciamo, che si possono subire dalla cavitazione li conoscono bene anche le povere vittime di quelli che sono appunto i protagonisti di stasera, che sono i nostri gamberi pistola. E infatti questi fantastici animali, quello che si è visto, insomma, il nome già dice tutto, quindi si chiamano gamberi pistola perché in pratica hanno modificato una delle loro chele anteriori con questa struttura un po' più tozza che appunto ha la vera funzione proprio di un'arma da fuoco. Come funziona quest'arma? In pratica la chela è composta quindi diciamo da due parti principali. Una di queste due parti è movibile e in pratica può essere tirata indietro esattamente come funziona il cane di una pistola. Quindi in pratica questi gamberi cosa fanno? Grazie a questi muscoli tirano indietro una parte di questa chela e poi questa chela viene rilasciata in maniera veramente veloce e istantanea. Il fatto di rilasciare praticamente questa chela in questa maniera così veloce e istantanea crea esattamente quel fenomeno di cavitazione che ho spiegato poco fa. Perché ovviamente abbassando velocemente la chela si va a creare una pressione istantanea e in pratica nell'acqua viene a crearsi questa bolla, quindi si vede che in pratica dalla chela di questi animali esce questa bolla che va istantaneamente ad esplodere. Nel momento in cui esplode viene emessa proprio un'onda d'urto che va a colpire quindi le povere vittime che gli sono davanti e ovviamente è un knockout istantaneo. La cosa che poi è interessante è che ovviamente in natura non si spreca nulla e questi animali hanno praticamente la capacità di utilizzare questa loro arma non solo come difesa o come arma per andare a cacciare, ma la utilizzano anche come strumento di comunicazione, perché appunto le bolle quando vanno a esplodere emettono dei suoni veramente molto forti e quindi è un mezzo, diciamo, per comunicare con altri individui della stessa specie, ovviamente a debita distanza. Vedo che hai citato anche la famosa frase un pugno di dollari Sergio Leone con Clint Eastwood, che ricordiamo tutti quando un uomo con la pistola, però che in quel caso è andata male quello col fucile, perché lui si era messo una lamiera sotto, anche il gambero avrà voluto senza pistola, avrà voluto qualcosa per difendersi. Veramente interessante. Tu Riccardo invece oggi hai portato qualcosa che riguarda un famoso entomologo che ci ha fatto un po' a compagnia, anche ci ha fatto iniziare molti di noi anche avvicinati, diciamo siamo avvicinati all'entomologia. E ci porti la caccia grossa tra le erbe con Mario Sturani. Già, proprio così, guarda. Infatti, se vuoi mandare subito la presentazione, così facciamo, diciamo, più... Andiamo un po' di corsa, mi scusi Gabriele, corriamo insieme tutti quanti. Infatti... Appunto, come dicevi, l'argomento di oggi è appunto Caccia grossa tra le erbe, che è un libro che, un po' come tutti i libri naturalistici, a me piace moltissimo, perché parla ovviamente di insetti, parla di bestioline, come dico io, però anche perché è un libro, diciamo, non è antico, quindi non è un libro del Settecento, ecco, però comunque è un libro abbastanza... abbastanza attempato, perché è degli anni 40 e quindi ha anche un po', diciamo così, un fascino, come dire, di altri tempi, che secondo me è molto bello, ecco. E il libro è di Mario Sturani, che è un grande naturalista, un grande entomologo, e oltre ad essere appunto un naturalista e un entomologo era anche un illustratore. E infatti il libro, come vedremo poi, è corredato da diverse illustrazioni che ha fatto lui stesso.
E il libro si apre con una frase secondo me molto bella e che secondo me in questi tempi un po', vabbè, l'Italia so che adesso è zona gialla, però diciamo in generale in questi tempi in cui ci si può muovere poco, secondo me è una frase molto bella, ovvero quando ragazzi ed anche non più tali si sognano meravigliosi viaggi in lontane regioni e un desiderio strano di nuovi paesaggi e piante ed animali inconsueti ci tormenta, e con struggimento guardiamo negli Atlanti, potremmo dire in Google Earth oggi noi, le piccole isole selvagge o le briciole di terra ancora sconosciute, non si immagina certo che intorno a noi, a due passi da casa, vi sono ancora migliaia ignoti luoghi da scoprire e innumerevoli animali che in essi vivono. Quindi concordo, ecco, secondo me con Sturani, e te lo dico perché io ho sempre fatto questi viaggi e sono un viaggiatore, però alla fine dietro l'angolo di casa si possono trovare mondi straordinari, veramente una frase bellissima. Soprattutto se uno guarda nel piccolo, insomma, secondo me è una bella lezione per questo periodo, diciamo così, un po' di pandemia. Ecco, poi volevo dirvi che il libro è liberamente scaricabile, beh, ovviamente è stato edito da Einaudi, ma è fuori stampa da molto tempo, può essere scaricato liberamente, senza costi e ad alta risoluzione, sia nel sito di Internet Archive oppure anche su BHL, la libreria della biodiversità, e vi lascerò poi i link nei commenti della diretta, ma ve li lascio anche qui, e andiamo a vedere qualche appunto illustrazione, qualche protagonista di questo libro. Allora, il libro è, diciamo subito, una collezione di storie, potremmo dire, di capitoli che sono storie, e ogni storia ha come protagonista un insetto o alcuni gruppi di insetti. Per esempio, il primo capitolo riguarda la cicindela dei campi, che Mario Sturani ha studiato e ha visto appunto come si sviluppava dalla larva fino all'adulto. E oltre a essere, diciamo, ricchissimo di illustrazioni naturalistiche in generale, come potete vedere ci sono anche delle diciamo così, delle illustrazioni più scientifiche come gli apparati boccali o le antenne di questi insetti. E poi ci sono queste metafore, diciamo così, per cui secondo me appunto il libro è molto bello, come appunto quella della cicindela come un cavaliere, no? Appunto perché ha queste chele, queste armi. È un animale estremamente affascinante anche per i colori, perché un ragazzo che si avvicina a un giovane, esatto. Un ragazzo che si avvicina all'entomologia e alle scienze naturali, questo è il vero e proprio gioiello. E tra l'altro la cicindela campestris noi la vediamo sempre, diciamo, dalla parte verde, ma nel lato ventrale è ancora più bella perché ha questi colori metallici violetti che secondo me sono stupendi. Ecco, poi un altro protagonista del libro è la cetonia e l'antaxia, che lui presenta nello stesso libro, perché nello stesso capitolo, scusate, perché dice sono insetti che si possono trovare sui fiori e che si possono trovare, diciamo così, in primavera, appunto anche vicino appunto alle nostre case. E in effetti lui dice non c'è bisogno di avere sott'occhio delle meraviglie esotiche per convincersi che i coleotteri possono essere bellissimi, ma basta guardare appunto anche quelli più nostrani. Io qua vi ho messo una foto di un'antaxia, diciamo, fotografata un po' ad un ingrandimento un po' più alto, e vedete che effettivamente i colori sono veramente stupendi. Ma questa specie non è neanche una di quelle delle tecnologie fotoniche che sono tutte dentro questo animale, anche che ha questa capacità di diffrazione, rifrazione, interferenza, esatto, genera esatto. Colori senza bisogno di pigmenti, genera questi colori dell'arcobaleno sulla. Esatto, precisamente. Infatti anche in base alla luce cambiano colore, sono veramente degli animali bellissimi. Poi magari ne riparleremo più avanti, ecco. E il libro poi, diciamo così, si chiude in un qualche modo con una storia in cui c'è un'illustrazione che ci riporta un po', ci richiama anche la prossima puntata, diciamo così, di questi viaggi nei libri di naturalistici e entomologici in generale, ovvero l'illustrazione presenta una carta dei tarocchi in cui il matto, cioè la carta del matto, è un entomologo. E Sturani ovviamente dice che in effetti non è un caso che la persona che ha disegnato le carte dei tarocchi abbia scelto proprio un entomologo per rappresentare il matto. E questo ci porta appunto la carta del matto come entomologo a appunto il prossimo libro che presenteremo. Forse qualcuno ha già capito cos'è, ma non voglio fare anticipazioni. E se penserò io, vedrai. Grazie Riccardo, grazie Gabriella, veramente molto 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 interessanti, e io adesso vi saluto, rimanete pure qui con noi, ma vi saluto perché andiamo a
incontrare Mauro Ferri, ecco qua, aspetta che muoviamo anche questo, Mauro Ferri, veterinario, esperto di natura, amico anche del gruppo modenese di scienze naturali, e anche lui, con lui vorremmo affrontare, ciao Mauro. Salute. Con questo poco tempo ci è rimasto abbastanza, vorremmo affrontare una cosa che ci stava particolarmente a cuore, perché in questo periodo anche in televisione, ho visto che su riviste e su internet, imperversano dei messaggi sui rondoni che non sono proprio corretti o comunque non sono rispettosi dell'origine della fonte, e danno informazioni che delle volte possono risultare anche così dannose, ecco, per chi le legge, perché non sono proprio corrette. I rondoni, ricordiamolo, cosa sono, Mauro? Sono uccelli che migrano da noi. Sono uccelli che hanno una storia naturale incredibile, affascinante, perché il rondone comune, che è la specie che usiamo per rappresentare le altre tre, che hanno delle differenze, il rondone comune arriva da noi, si trattiene per 100 giorni, il resto del tempo lo spende in Africa, ma soprattutto lo spende stando in volo continuamente, perché questa è una specie che si è evoluta per sfruttare l'aeroplancton, e quindi vola di continuo per nutrirsi, per bere, beve dalla pioggia, si riproduce, copula in volo, dorme in volo, e anche quando arriva da noi per riprodursi, cova chiaramente nei nidi, perché assolutamente deve posarsi per deporre le uova e per covarle, ma appena è possibile gli adulti tornano a dormire in cielo, anche quando allevano i piccoli. Ecco, ricordiamolo, magari come si distingue dalle rondini, velocemente, oppure ce lo mostri tu dopo, non so se passiamo nelle immagini che mi hai mandato. La differenza con le rondini... Non sono parenti, sono uccelli, ovviamente uno... C'è questa assonanza nel nome, rondone-rondine... Una convergenza però nella forma, nel modo di vita, no? Sì, è una convergenza in realtà apparente, perché le rondini usano il terreno, devono assolutamente posarsi, sono frequentemente a contatto del suolo per raccogliere il materiale per fare il nido, per bere, per raccogliere il fango, per riposarsi. I piccoli, quando sono imbeccati fuori dal nido, stanno posati per 15-20 giorni anche intorno al nido in cui sono nati, mentre invece i rondoni hanno delle zampette minuscole che servono solo per restare aggrappati, non per reggersi, e tutto si è sviluppato sull'ala, e le somiglianze zoologiche più prossime sono in realtà i colibrì, esatto. E il succiacapre, quindi con le rondine non c'entrano nulla, però diciamo che la gente popolarmente identifica i rondoni come delle grosse rondini, tant'è vero che anche la scienza ufficiale comprendeva rondini e rondoni nello stesso gruppo sistematico, anche il grande Spallanzani parlava di rondini mescolandole le varie specie. Non abbiamo i tempi abbastanza, tu hai portato una cosa importante che vedo anche qui, adesso l'abbiamo mandata, che buche, pontaie, tetti, colombi, rondoni e molto altro. Vuol dire che ci vuoi parlare praticamente queste La disgrazia che hanno queste specie, i rondoni, soprattutto se li consideriamo come specie bandiera della biodiversità negli edifici. Questo è un discorso che noi come gruppo, piccolissimo gruppo organizzato, facciamo da tantissimi anni, ufficialmente dal 2007, perché in realtà accontentando le esigenze di questi rondoni, noi accontentiamo le esigenze di tante altre piccole specie che vivono negli edifici, magari anche a nostra insaputa. La sfortuna per queste specie bandiera e per quelle che seguono è che purtroppo l'abbandono dei colombi, che abbiamo registrato dal dopoguerra in qua, che ha portato a dei problemi anche di sofferenza e di criticità nelle città, ha sviluppato delle tecniche raccomandate, peraltro, raccomandate autorevolmente, per cui per risolvere il problema dei colombi basta chiudere accuratamente tutti i buchi, quindi è partita una campagna ornitofoba piuttosto parossistica, per cui dalla chiusura dei buchi per i colombi alle reti, alle griglie, parapasseri, per i colombi. Si è limitato all'accesso a specie che invece non erano dannose ed erano utili. Sì, così si è limitato all'accesso a questi spazi a specie che non erano dannose. Succede che per eliminare i colombi in un modo inumano, se puoi mandare avanti le slide, non si è fatto caso a delle cose che invece gli specialisti, che noi cerchiamo di tutelare come professionalità,
a supporto delle attività delle associazioni locali che poi applicano i metodi. Ecco, andando con tecniche specialistiche a vedere dentro le cavità, non ci sono solo i colombi, certo, ci sono spesso anche i colombi, ma ci sono anche i rondoni, appunto, ci sono gechi, lucertole, ci sono i passeri, ci sono taccole, e qui è solo una lista piuttosto breve perché ci sarebbe altro. La risposta è semplice: noi chiudiamo tutto, abbiamo risolto, in realtà è successa una catastrofe, perché nessuno se ne accorge, ma nel silenzio di queste chiusure probabilmente sono morte migliaia e migliaia di animali, perché cosa c'è dentro un buco? Un muratore ti dirà niente, perché dentro una cavità ci devi guardare con degli strumenti, e poi è difficile, perché i chirotteri, ad esempio, quelli non riesci mai a vederli neanche con gli strumenti, è molto difficile. Una volta che l'hai chiusa, un animale spaventato che si era rintanato dentro morirà di sete nel giro di 2 o 3 giorni, morirà di sete, murato vivo, trasformando questo muro in un muro morto. Le prossime, per cortesia. E ci sono delle possibilità piuttosto rare di constatare quello che succede quando in queste cavità tu metti delle chiusure. Questa qui è una condivisione che io faccio con altri amici che ho sparsi per l'Europa. Nel link che trovate sotto ci sono garantite le fonti. È possibile constatare che dentro queste cavità chiuse con mattoni o anche con reti sono morti degli animali, punto e basta. Non c'è niente da dire, con il duplice danno però che, oltre alla mortalità e questo crudele di questo maltrattamento di far morire di sete dentro un buco un povero animale, c'è anche il danno permanente di sottrarre un edificio che per secoli ha convissuto con degli animali interessanti, belli, protetti, insettivori, utili, in un deserto. Quindi cosa fare per fare... Bisogna adottare delle tecniche di esclusione selettiva. Sono inseguito da sorrisini sarcastici da quando con gli amici ci occupiamo di questo, perché è ovvio, però in realtà non era ovvio per niente, perché ci sono degli interventi coraggiosi fatti tanti anni fa, ma nessuno che però ha avuto il coraggio di inquadrare il problema così. Tu puoi escludere umanamente i colombi rispettandoli, mandandoli altrove e escludendo selettivamente le entrate, a questo caso delle buche pontaie, in modo che possano entrare i piccoli uccelli. Voi vedete che questo simbolo è cancellato un colombo, ma tutti quegli altri, dal rondone alle cincia, ai chirotteri, anche le stesse falene. Le falene, molte specie di falene svernano e hanno bisogno di queste cavità per passare l'inverno, e sono utilissime quindi queste cose. E noi abbiamo pubblicato dal 2007 al 2019 un sacco di documenti che sono liberamente scaricabili dal sito che vedete. Prossima, grazie. Ecco, banalmente il primo intervento che abbiamo fatto in un sito UNESCO a Modena, 120 buche pontaie modificate, escludendo con un approccio biometrico i colombi, garantendo ai rondoni e ai chirotteri delle fessure massimo di 5 cm, da 3,5 a 5. Con una tecnica particolare di piano inclinato esterno, ripeto, esterno, per impedire l'appoggio dei colombi, mentre quell'interno è un piano inclinato molto declinante leggermente, in modo da favorire... Mauro, l'errore che viene fatto nella comunicazione, che non nella è la vostra. Nella comunicazione attuale si fa esattamente il contrario, perché a parte non viene citata una fonte, ma di questo non me ne frega, quando si lavora per i rondoni va sempre bene, però esattamente è stato rovesciato, per cui si dice che la parte interna deve essere un impiano inclinato di 40 gradi e quella esterna è quasi verticale. Vuol dire che anche l'industria naturalista, anche ornitologo, fa questo errore. Tra l'altro con un approccio ancora più sbagliato, perché questo qui era la prima soluzione, quella che ha rotto il ghiaccio e prodotto anche delle keywords in letteratura italiana e anche in inglese, la esclusione selettiva, ma questa è una soluzione per buche piccole, regolari e molto profonde, come è il sito UNESCO descritto in questo modo già nella proposta di progetto che facemmo come OSL Servizio Veterinario nel 2007 e nelle pubblicazioni che seguirono, perché se andiamo nelle altre tipi di buche pontaie, se possiamo andare alla prossima, voi vedete che questa la saltiamo perché l'abbiamo già vista, perché è quella standard. Quando le buche incominciano a diventare grandi, regolari, profonde o brevi, oppure quando vediamo nella prossima
diventano ancora più brevi, ancora più grandi, le soluzioni devono essere rese in un modo sartoriale, tenendo conto delle esigenze comportamentali dei rondoni, per cui la fessura, che nel primo caso era sempre in alto, quando la buca cresce di dimensioni, la fessura deve essere assolutamente tenuta sempre in basso. Ecco, poi vediamo questa è l'entrata, praticamente la indico col mouse, questa è l'entrata a sinistra. Esatto, sì. E questa è la cavità. Viene richiusa con la parte in arancione, in modo da lasciare, vediamo a destra, il buco che è abbastanza ridotto per entrare. Sì. La cosa che a noi dispiace è che tutti questi casi sono tutti documentati e pubblicati, sono resi noti sul sito web e sul gruppo Facebook, spesso li ho presentati anche in pubblico, spesso anche a chi continua a sbagliare gli ho spiegato i motivi per i quali non era opportuno procedere con quelle idee, però continuano a essere fatte. Io di questo mi dispiace, i rondoni si infilano in tutte le cavità possibili, quindi io non sto a dire che là non le useranno, per carità, però se noi interveniamo dobbiamo fare degli interventi che rispondano a quelle che sono le 7 regole d'oro che abbiamo pubblicato, ma che si riducono a questo. Tu devi fare una cosa che... Le abbiamo mostrate, chi guarderà anche registrata questa, sono tantissimi, potrà vedere quello che è pubblicato. Guardatevi bene, quando trovate indicazioni sui rondoni, confrontateli con questo che vi sta mostrando adesso Mauro Ferri, perché vi informo che sia in internet che anche in televisione abbiamo visto racconti molto sbagliati anche da parte di persone importanti, non facciamo nomi ovviamente, perché magari erano un po' in confusione o volevano sembrare esperti un po' su tutto. Bisogna ricordarsi che la fonte è appunto il lavoro fatto dal gruppo di Mauro e che questo lavoro riporta dei dati esatti che devono essere seguiti, le forme eccetera. Qui abbiamo altre cose che ci fai vedere, però il tempo l'abbiamo finito. Sì, purtroppo ce l'abbiamo mangiato, però se tu puoi garantire intanto lo streaming, la registrazione di questo e poi mettere anche in un link la possibilità dove scaricare questa presentazione in PDF, la gente può in autoapprendimento, che è l'altra nostra attività. Noi come gruppo tecnico non ci sostituiamo mai alle associazioni, noi diamo consigli e con loro collaboriamo a perfezionare gli interventi localmente che devono gestire le associazioni locali. E tutto è basato sulla condivisione e sullo scambio di informazioni, anche per i tetti. Anche per i tetti il problema è uguale, girano delle soluzioni abbastanza bislacche anche per le reti parapasseri, qui non stiamo a insistere, però chi vuole confrontarsi trova le informazioni, anche perché il tetto è la struttura che ospita la maggior parte delle colonie di rondoni. Abbiamo Mauro, allora l'indicazione dove bisogna andare per avere indicazioni esatte, su Facebook? Su Instagram, se uno va, cerca il gruppo Facebook Festival dei Rondoni, per ora si chiama così, Swiss and Fun 2021, non 2016 perché quello non lo aggiorno più, comunque Festival dei Rondoni Swiss and Fun 2021, trova gli album con circa 70 casi studio risolti e molti di questi riguardano i problemi che abbiamo riassunto questa sera. Invece nel sito web festivaldirondoni.info si possono scaricare gratuitamente 25 documenti tecnici che sono spesso letteratura oppure anche letteratura grigia. Adesso. Allora ti ringrazio moltissimo, veramente è stato molto chiaro, il messaggio penso sia arrivato chiarissimo, è stato bello che conoscere questi aspetti della vita a Rondoni insieme a noi nella città. Ricordo il sito www.festivaldeirondoni.info e poi documenti scaricabili / lo potete trovare. Ecco qui, vediamo poi Riccardo, c'è anche che ci manda il link, se riesco a mandarlo, eccolo qua, del gruppo Facebook. I due link per scaricare, per accedere anche alla consultazione dei casi studio su Facebook, è la cosa più ricca che io faccio, tra l'altro anche molto dispendiosa, perché i casi studio sono o seguiti direttamente o da gruppi paralleli con i quali abbiamo un'intesa e ci vediamo a vicenda. Benissimo, allora abbiamo concluso il tempo della parte del Micro Megamondo, ci spostiamo adesso sul Suolo Vivente, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie Gabriella, grazie Riccardo. Grazie a voi. E grazie Mauro. Volevo solo dire che il gommista di Mauro Ferri mi ha confermato che non ha mai capito come riesce a fare così tanti chilometri per andare a cercare rondoni.
Io lo so, 170.000 chilometri. Da quando ho smesso di lavorare faccio circa 35.000 chilometri all'anno. Prima ne facevo lavorare 25. Io ho fatto il messaggio invece di Lara Maestrello, che vi salutiamo ancora, che è stata con noi dell'Unimore, che sta a Reggio, e con Mauro Ferri ci sentiremo a parlare di entomofagia, quindi per riprendere il discorso dalle termiti, Mauro, e poi delle altre novità che stanno arrivando. Una battuta per Lara: se lei avesse chiesto in Uganda, in Burundi, in Ruanda e in Tanzania se le termiti sono formiche bianche, anche i bambini hanno detto sì, e le mangiano a chili. Mi le chiamano formiche bianche. Benissimo, allora, grazie a tutti, ciao ciao. Allora, andiamo subito nell'altro spazio, con noi c'è Francesco Daschio, che lo saluto intanto. Buonasera a te. Grazie Francesco, e il professor Andrea Squartini del DAFNE. Ciao. E poi il grande dottor Fasolo, anche lui è DAFNE ed è il dottorato di ricerca. Ho detto bene, Andrea? Esatto. Ed è veramente un percorso prestigioso quello che stai facendo, ma sei veramente una miniera di informazioni. Ogni volta che ti vediamo ci parli con entusiasmo di come cambiare e innovare l'agricoltura. Ci eravamo lasciati, se ben ricordo, l'ultima puntata, dove avevamo visto una domanda. Io, se vuoi, Andrea, andrei avrei anche non è... in tutti e due posso io la condivido provare... Provo io? Se vuoi condividerla tu, sì, condividi. Provo, pure. Allora, vediamo quale, però. Io ci sono già, comunque, se vuoi la condivido, se è la stessa. Vediamo, perché non vedo. Devi aprire l'applicazione, andare su share screen e condividi, poi finestra applicazione. Sì. Devi prima aprire il PowerPoint, quello che è. Sì, l'ho aperto, però... Vediamo. Perché io ho il doppio schermo, magari vado meglio se vuoi. Allora vai col tuo, sì, che non riesco facilmente. Allora, okay. Eccolo qua, finestra dell'applicazione, condividi. Vediamo se adesso si vede bene. Eccola qua. Sì. Questa, no? Questa eravamo rimasta con questo sito che potete riprendere voi adesso. Sì, dunque questa è una scena un po' enigmatica perché, come dissi l'altra volta, qui ci troviamo in una primavera in cui il grano, questo fondamentalmente è un campo di grano che noi dovremmo vedere tutto verde, perché siamo in una stagione in cui ancora il grano non deve essere maturo, quindi né secco né giallo, né con le spighe da raccogliere, da mietere. E invece vediamo che solo quella striscia centrale appare come dovrebbe tutto il campo, mentre ai lati praticamente tutto quello che sarebbe il raccolto è stato compromesso da qualcosa che appare come una siccità. Quindi il punto qui era capire qual è il mistero, cioè che cosa è successo di magico, diciamo, sotto quella striscia e che invece non è successo altrove. È un anno siccitoso, siamo peraltro in Australia, ma questo non cambia, sarebbe stata un po' la stessa storia anche nel nostro continente o in America, e la situazione quindi è quella di una grande perdita per l'agricoltura, e molto frequentemente si ripetono episodi di siccità, o perlomeno ci lamentiamo di cambiamenti climatici che hanno reso più instabile il tempo e più frequenti certi eventi. Ma qual è il segreto di quella strip, di quella striscia verde? Andando a interrogare gli agricoltori si è scoperto che lì praticamente correva una recinzione. Se andiamo avanti apparirà quella che non c'è più, ma è pure avanti. Ecco, adesso prof, qui abbiamo... Professore, abbiamo lanciato questa domanda anche a chi ci segue su Facebook tramite Suolo Vivente, e abbiamo ricevuto qualche commento, qualche ipotesi su quale potesse essere la motivazione di questa differenza di stato anche della cultura. Non so se qualche commento forse sta anche riapparendo nel live di Micro Mega Mondo, ma in ogni caso ci sono state alcune interessanti risposte e adesso la lascio proseguire.
Ok, poi vediamo che cosa aveva indovinato il pubblico. Allora, dunque, qui c'era un recinto, non è questo naturalmente, questo è una cosa pittoresca che abbiamo. Risposte perché arrivano sempre tardi, no? Perché Ecco, vedono la ritmo di sostanza organica e attività biologica, sì. differenza organica e attività biologica. Questo è vero e adesso cerchiamo di capire perché lo è. Questa staccionata è quello che normalmente divide due appezzamenti, due unità, due proprietà diverse. Così erano fino all'anno in cui è stata rimossa questa recinzione e sono state unificate le cose. Ma per molti anni i due campi sono stati trattati diversamente, ma neanche tanto, perché alla fine l'agricoltura che si fa da quelle parti è molto simile, quindi magari non c'era sempre la stessa coltura. Ma il punto importante è che quando si falcia l'erba nei nostri giardini o quando si fa qualcosa di operazioni agricole nei terreni, non si riesce ad arrivare a lavorare, a seminare, a fare la meccanica o qualsiasi operazione dove c'è l'ostacolo, cioè ci si ferma prima della rete, quindi si rispetta una zona, altrimenti si rovinano sia la recinzione che l'aratro o comunque ciò che va a toccarla. E quindi c'è una zona che rimane non coltivata. Rimanendo non coltivata, lì ci crescono le piante selvatiche, le piante spontanee, quindi quelle che chiameremmo le erbacce indesiderate in agricoltura, le malerbe, le infestanti. E quelle non fanno altro che fare il loro mestiere di piante, quindi la fotosintesi, e crescono a lungo per tutto l'anno, possono alternarsi specie diverse, quindi avremo sempre qualcosa di verde che cresce lì. Non immaginate quello che vedete lì, quello è il grano, immaginate una serie di erbe spontanee. E naturalmente dove le piante sono presenti, fanno la fotosintesi, ma dalle radici vanno a emanare essudati radicali, cioè composti organici liquidi che permeano nel sottosuolo e vanno intorno, quindi si allontanano anche dalla pianta stessa, vanno a un raggio che può raggiungere anche diverse decine di centimetri per molte specie. Quindi ci sarà un alone di beneficio per la vita, perché è come dar da mangiare a microrganismi che sono nel suolo, funghi, batteri che vengono nutriti, è come uscire sull'aia e gettare il becchime ai polli, agli animali di corte, e questi cresceranno e ingrasseranno. Ma naturalmente i batteri e i funghi fanno anche un altro lavoro. Qui andando avanti, adesso interpretiamo il fatto, il fenomeno, quindi togliamo la recinzione e praticamente quel che era successo alla rimozione di quella staccionata era l'unificazione delle proprietà, quindi il nuovo unico proprietario non aveva fatto altro che lavorare, preparare il terreno. Fra l'altro qui c'è la minima lavorazione, quindi non è neanche molto violenta come agricoltura, però c'è la fertilizzazione, ci sono le pratiche abbastanza convenzionali, nonostante la mancanza di lavorazione fonda. Quindi qui sono state fatte le stesse cose dappertutto, compresa quella striscia dove era la recinzione e quelle piante. Quindi andiamo avanti e c'è una frase che riepiloga appunto quel che era successo e che vi ho detto, oltre 30 anni di una gestione con i campi separati. Andiamo avanti, quindi questa zona, come dicevo, è verde magicamente in una cui tutto è giallo e ci chiediamo il perché. Andiamo avanti e interpretiamo il fenomeno. In pratica, ecco, quella striscia è stata indisturbata e, come dicevamo, lì le piante sono state in grado di crescere e di fare la fotosintesi per 365 giorni l'anno e per continuare a quello che diciamo pompare carbonio liquido, è come dire far benzina al sottosuolo, perché la fotosintesi trasforma la CO2 atmosferica in sostanza organica, ma non pensate solo alla cellulosa o qualcosa di fibroso come gran parte della pianta, c'è una sostanza organica di basso peso molecolare, quindi liquida, che si scioglie in acqua e cola via dal sottosuolo come delle perdite, ma non sono perdite, sono intenzionali regali ai microrganismi del suolo. Andiamo avanti e vediamo che appare, ecco, praticamente una scena di quella che poteva essere la vista della staccionata con le sue belle piante fiorite, ma quello che è interessante è quel che avviene nel sottosuolo,
in quella serie di immagini sotto vedete l'apparato radicale di una pianta che emana gli esudati radicali, quindi quell'alone un po' più verde, più scuro, quel bagnato che si diffonde è qualcosa che fa parte del progetto di investimento nei microrganismi che la pianta sta facendo. Sta come pagandoli, come regalando denaro liquido, anche del denaro spesso lo diciamo, quindi qualcosa di pronto utilizzo che va a ricompensare dei microrganismi per quelli che saranno i loro lavori, i loro servizi ecosistemici, e li vediamo per esempio in una sezione di radice, come se fosse vista al microscopio, dei funghi micorrizici che si stanno compenetrando con la pianta e allo stesso tempo vanno lontano nel terreno, possono raggiungere anche distanze di metri e andare a prendere nutrienti, acqua per portarli alla pianta in cambio di quella benzina liquida, di quel carbonio organico che il fungo non può fare perché non è come la pianta verde, non sa fare la fotosintesi, ma ha bisogno di sostanza organica, però può portare alla pianta quel che è più bravo a prendere, essendo un organismo con il corpo molto sottile, molto ramificato, quindi immaginate tutta una serie di filamenti che vanno a pescare acqua nei punti più difficili per la pianta, che sarebbero irraggiungibili data la dimensione delle radici. Anche i peli radicali non arrivano a infilarsi per lunghezza e per spessore dove può arrivare il fungo. Lì in mezzo vediamo un'immagine al microscopio elettronico. Mi sembrerà un po' sballata, ma mi è venuto in mente così. I funghi hanno una capacità maggiore di catturare acqua con i pori dell'acqua, con le strutture in membrana, adesso che tu sappia, rispetto ai vegetali, o I funghi hanno hanno, una struttura diciamo, diversa anche della parete? dal punto di vista cellulare, avrebbero una capacità analoga, però le loro forme, le loro dimensioni sono talmente più piccole che funziona l'effetto numerosità delle spugne, quindi è come avere una rete che si infiltra e penetra luoghi irraggiungibili. È anche da dire che il fungo può arrivare nel centro degli aggregati dove i micropori sono più sottili perché è fatto di una struttura talmente fine che si infila facilmente. È come andare nel centro storico di una città medievale italiana con un'utilitaria o comunque con una bicicletta o qualcosa di molto stretto rispetto a provare a entrarci con un pullman, un tir, come sono le radici delle piante o il Un altro dato interessante è che non c'è solo cellulosa e carbonio, che sono gli elementi polimeri più stabili che la pianta può produrre nella strutturali, ma il fungo è fatto di chitina, spesso come gli insetti, e quindi un altro polimero, un aminopolisaccaride, che è un arricchimento anche nella struttura del terreno. Sì, infatti l'altra parte importante di questo processo è il fatto che il fungo va a crescere infiltrandosi e cercando, ma lì rimane, cioè il corpo del fungo è anche questa enorme sorta di ragnatela, chiamiamola, che rimane attaccata dove si è infilata e in parte viene anche a morire. Il fungo non ha problemi in questo senso perché sacrifica porzioni lontane del proprio corpo, del proprio organismo, che restano lì, ma sono sostanza organica. Quindi è come avere intonacato, cementato e coperto il suolo con una rete di sostanza organica, che ha una Che duplice anche dopo funzione. è marginale, non azoto che si degrada più lentamente, che è trattenuto. C'è carbonio, azoto, fosforo, c'è tutto quello che la vita contiene e allo stesso tempo va a imbrigliare, a consolidare quelle che sarebbero le particelle minerali incoerenti del suolo, quindi sabbia, argilla, limo, che verrebbero via in modo molto facile per erosione, mentre così vengono ad essere come aggrappate, cioè immaginate proprio delle microdita che vanno ad avvinghiare qualcosa che scorrerebbe via e quindi lo consolidano, in altre parole, creano la struttura stabile del terreno. E quei micropori che sono dovuti anche al fatto che i funghi vanno a mescolare le cose, a creare spazi, a lasciare un'alternanza di vuoti e pieni, e una struttura spugnosa che si può riempire d'acqua. Infatti, nelle immagini che lì vedete più a destra, c'è un terreno con la sua porosità che può infiltrare acqua. E lì sta un po' il segreto, la risposta di quella striscia verde in quell'estate siccitosa. In quel terreno
in cui la natura ha fatto il suo corso e il suo ciclo virtuoso, c'è acqua perché c'era una struttura abbastanza porosa e spugnosa che altrove si era distrutta, perché la meccanizzazione, la lavorazione, la coltivazione, anche dove non si va ad arare in profondità, viene a impattare negativamente sulla struttura del suolo e quindi sulla sua capacità di bere acqua e trattenerla, infiltrare quell'umidità che, anche se è stata poca, era sufficiente. Cioè la siccità qui è a questo punto qualcosa di apparente. Infatti, se andiamo avanti, la considerazione successiva è che quel campo ha la stessa situazione climatica, siamo nello stesso luogo, è la stessa annata che diciamo siccitosa, fertilizzazioni sono uguali, il clima è identico, la pioggia è identica, ma è come se lungo quella striscia ci fosse stato qualcosa di scoperto, come il contrario di una pensilina, in cui abbia piovuto, mentre altrove sembra come sia stato coperto. In realtà ha piovuto uguale dappertutto, ma siamo stati noi, con le nostre mani, incautamente, facendo in buona fede agricoltura convenzionale, a crearci quella che adesso diciamo è la nostra siccità. E questo è il grande errore che spesso nell'agricoltura non, diciamo, accorta o non inclusiva dei cicli della natura, noi tendiamo a fare. Dopo c'è un cartello, ecco, mi sembra, che parla. Francesco, dicevi qualcosa? Io vorrei fare un intervento proprio per chi eventualmente si fosse messo in sintonia in questo momento, che le parole del professor Squartini sono molto, molto, molto preziose proprio per la tecnica del suolo vivente, perché egli appunto ha spiegato l'importanza di lasciare fermo il suolo affinché tutti i microrganismi e tutti gli esudati radicali possano costruire questa colla che tiene ferma la struttura del terreno. Quindi così voglio soltanto ricordare che l'argomento di oggi è propedeutico proprio a spiegare agli agricoltori l'importanza della tecnica del suolo vivente. Sì, esatto. Se posso aggiungere anch'io una cosa. Questo esempio, questa esperienza che viene dall'Australia serve proprio a dare così un'immagine, un'ulteriore sottolineatura di quello che vedevamo la settimana scorsa, quando abbiamo mostrato quel lavoro in cui si metteva in evidenza quale fosse l'importanza, quale fosse l'effetto di mantenere il suolo coperto, e il più possibile però coperto con una radice viva, quindi con una pianta che fa fotosintesi e che quindi nel frattempo anche rilascia esudati radicali attraverso le proprie radici, quanto sia importante il suo effetto che sia massimizzato per avere un suolo fertile. Quindi al di là, diciamo, dell'approccio base, che può essere la semina su sodo, che ha tutta una serie di vantaggi, un po' li abbiamo mostrati in queste settimane, abbiamo anche parlato spesso di quali sono le dinamiche dell'acqua all'interno di questi suoli così ben coltivati, però ecco, è importante, è fondamentale che ci sia una massimizzazione dell'attività fotosintetica sui nostri suoli, proprio per ottenere questo input di fertilità, questo aumento di attività biologica, di fertilità, che ci dà tutta questa serie di effetti collaterali che sono però estremamente importanti, e qui abbiamo un bellissimo esempio di questo risultato. Sì, è un esempio che poi ci viene dall'osservazione casuale, il caso della serendipità, cioè si osserva un fenomeno e si riconosce un'enorme lezione che poi va sviscerata andando a capire cos'era successo, come abbiamo fatto. E andando avanti con la diapositiva, il successivo, ecco, praticamente la considerazione che possiamo fare è anche molto incoraggiante, perché in fondo, nonostante non possiamo negare che ci sia cambiamento climatico e che stiamo andando verso riscaldamenti globali, poi adesso anche Trump se n'è andato, quindi c'è sempre meno gente dall'alto che lo nega, ma la buona notizia è che possiamo fare molto gestendo bene il terreno, e in questo modo possiamo anche, non dico infischiarcene del clima che tanto cambia, ma riuscire a produrre anche in annate siccitose o nonostante una pioggia irregolare. Quindi
il clima di cui ci lamentiamo quando diciamo è colpa del governo se piove o non piove, in questo caso, in realtà è anche colpa nostra, e molto spesso questo è vero in politica. Ecco, andando ancora avanti, Io avevo qualche. arrabbiare quando sento parlare continuamente di disastri, quando gran parte della responsabilità è nostra di questi disastri, e quindi è come se fosse colpa del clima e solo il cambiamento climatico, che ovviamente c'è, potrebbe essere, è indotto dall'uomo sicuramente, si vedono gli effetti, ma poi ci sono anche cambiamenti che avvengono naturalmente, noi dobbiamo essere capaci di reagire. Certo che vedere questa immagine, Andrea, è veramente. Come potrebbe essere il nostro pianeta se continuiamo a maltrattarlo a sinistra e a destra, e in centro se lo gestissimo meglio, potrebbe cambiare. Questa è veramente l'immagine, la metafora di quello che potrebbe essere il futuro. Chi si comporterà bene avrà questo verde, gli altri è che purtroppo poi le conseguenze anche chi si comporta male vanno a finire su quelli che si comportano bene. Vero. Ecco qua. Ma infatti il grande messaggio che qui le piante ci danno è che le cover crops potrebbero risolvere molti problemi. Quando parliamo di terreno che il più possibile dovrebbe essere mantenuto verde, pensiamo proprio a questa lezione, al fatto che le piante hanno dimostrato di poter tenere in ottimo stato quella casa che è il terreno. E andando avanti, vedevamo la staccionata, e qui ci sono esempi di come quando le piante possono crescere, arrivare anche a fiorire, sono anche molto estetiche, oltre a essere un'importante fonte di nutrimento per insetti e casa per impollinatori o casa per insetti che controllano altri insetti fitofagi che ci creano problemi, ma soprattutto quelle piante stanno pompando silenziosamente quella benzina verde che servirà ai microrganismi del suolo perché il suolo diventi tale e rimanga tale, non venga a essere poi soggetto a un'erosione o a una improduttività o all'incapacità di bere l'acqua quando piove, cioè di immagazzinare quello che arriva con le precipitazioni anche quando sono scarse. Quindi avere tutto l'anno qualcosa di verde è la grande lezione che ci arriva da questa storia delle piante. C'è qualcos'altro che. Ricordo slide, ecco, questa è un'immagine in cui ci rendiamo conto di come desertifichiamo anche con le migliori intenzioni i terreni e quando quelli lavorati, arati, in attesa di semina rimangono marroni, come l'altra settimana vedevamo la fascia del Sahara, ma lì ovviamente non è per agricoltura, ma è per un discorso climatico che però è circoscritto alla zona tra al di sopra e al di sotto dei tropici, mentre nelle zone temperate avremmo qualcosa che è come la vegetazione che vediamo dove invece non coltiviamo, ma semplicemente perché lì c'è il parco dei Colli Euganei, questo è il confine tra la pianura e le propaggini di Colli Euganei che hanno l'aspetto che avrebbero se le piante comandassero o se noi ci facessimo alleate le piante e quindi con l'uso delle cover crops integrassimo quel marrone, quel giallastro con qualcosa che rimane verde il più a lungo possibile e il più diffuso possibile nello spazio, quindi colture in mezzo alle nostre colture da reddito. Questo è il messaggio che qui volevamo riassumere. Benissimo, non so se Francesco vuole anche commentare questo ragionamento, che io potrei fare solo una battuta, direi che visto come ha tirato in campo Trump, adesso è troppo facile usare Trump effettivamente, ma qui c'è la staccionata, non vorrei che passasse l'idea che fare un muro aiuta l'ecologia. Beh, Con i vorrei campi. chiedere. No, certo, il muro è una disperazione. Vorrei chiedere ad Andrea, al dottor Fasolo, se ci dice qualche commento ricevuto sul suolo vivente. Ma allora, erano effettivamente su questa linea e uno è stato pubblicato, per cui effettivamente avevano intuito perfettamente che
c'era più fertilità, intesa anche come attività biologica, che era mantenuta in quella fascia e che quindi manteneva in effetti il frumento in uno stato migliore. Mi viene quasi da pensare che qualcuno di questi avesse già visto qualche nostra presentazione o evento, perché sembravano delle risposte troppo belle per essere casuali, non per essere Una vere, buona ovviamente, notizia. perché erano Bene, bene, vere. ma va bene che l'avessero già vista, va solo che bene, perché così Sì, vuol vuol dire dire che che la gente ascolta. abbiamo vaccinato quasi tutti se Ecco, qualcuno comincia a sapere le allora mi cose. faccio un'altra domanda, adesso ne approfitto che voi siete qua, non so l'ora che abbiamo fatto, manca un minuto. Ho visto in Facebook c'è un gruppo che mi ha fatto passato Andrea, peraltro che riguarda l'agricoltura, cover crop e tutto il resto, dove fa vedere il disarbo elettrico. Passano con una bara, con un trattore, con un bel generatore, tira delle belle scariche, e praticamente le piante che escono un po' più sopra della coltura originaria, che era una soia, quello che ho visto, e vengono fulminate praticamente, le vedi tutte con la testa giù. Allora, voi avete esperienza, Andrea, pensi che questa possa essere una soluzione? Perché il problema è il diserbo ecologico, tra virgolette, quello elettrico potrebbe essere che è ecologico, poi non sai i lombrichi se ricevono la scarica anche loro di conseguenza, poveretti. Questi alti voltaggi probabilmente sono, ci vuole anche amperaggio per fulminare, non basta il voltaggio. Se questo diserbo funziona oppure è solamente una cosa così che è un po' romantica, ecco perché sembra un po' diversa dal solito, green. Oddio, tanto romantica, non so se si possa definire, insomma. È più green, non ha No. pesticidi, non è questa. Poi c'è la scarica elettrica, è sempre molto romantica. Il classico colpo di fulmine in questo certo. caso. No, allora, diciamo che questa tecnica si sta ancora sviluppando, si sta ancora studiando, non è ancora molto diffusa. Alcune prove che sono state condotte da alcuni istituti tecnici in Francia, non hanno rilevato influenza su, microrganismi e lombrichi. Ovviamente, se c'è un insetto presente all'interno della vegetazione che si va a trattare o appena sotto a livello del suolo, comunque, ma non protetto sotto il suolo, ecco, quello può avere senz'altro un impatto. C'è da comunque dire che comunque quando andiamo a entrare con un erpice o peggio ancora con un aratro o con qualsiasi attrezzatura che va a disturbare meccanicamente il suolo, si vanno a fare dei danni e si ha un impatto che è decisamente peggiore e decisamente più aggressivo su questo habitat che è appunto il suolo. Per cui da questo punto di vista penso che il compromesso deponga senz'altro a favore del diserbo elettrico. Dicevo, è una tecnica che è ancora allo studio, nel senso che macchine e ditte che sono disponibili al momento non sono così tante. C'è una ditta qui in Europa, in Germania, che la sta producendo, che la sta un po' promuovendo, però ci sono ancora pochi ritorni, diciamo, di questa tecnica. Sembra molto promettente perché ovviamente non utilizza chimica di sintesi, può essere efficace anche nel gestire le infestanti eventualmente resistenti ad alcuni erbicidi e quindi eventualmente utilizzata in maniera sempre integrata con le cover crop e con tutte le tecniche che abbiamo visto, che già di per sé abbattono la banca del seme, riducono la quantità di infestanti in maniera importante, producono delle pacciamature a livello del suolo che aiutano a contenere le infestanti, quindi gestite in una maniera integrata all'interno di tutto il sistema, può avere il suo spazio e appunto adesso siamo tutti desiderosi, ecco, di vedere quali sono gli effetti su tutti i punti di vista, quindi ovviamente quelli agronomici sulle infestanti, ma anche quelli più biologici, ecologici, e quindi appena avremo l'opportunità di studiarla e di toccarla con mano, con sicurezza ovviamente per non restare fulminati, cercheremo di capire di più, insomma, di studiarla al meglio. Anche gli animali che possono rifugiarsi nella coltura, lepri, fagiani e altri uccelli che possono, cioè, si dobbiamo pensarle tutte oggi e giustamente pensare al massimo rispetto anche di questi. Se dovete dire qualcosa in chiusura, siamo arrivati in fondo, magari ci diamo appuntamento ovviamente mercoledì prossimo. Direi che abbiamo di nuovo così sottolineato l'importanza di questo rinverdire i nostri campi, i nostri suoli e quale sia l'importanza dell'attività fotosintetica per la salute in un certo senso del pianeta e di tutti noi che lo abitiamo.
E anche per le aziende agricole, perché se scopriamo che la fotosintesi clorofilliana ci fa risparmiare soldi di concime, non possiamo far altro che applaudire questa tecnica. Io intanto mando anche una scritta che Esapoli si riapre, scusate, approfitto sempre per mandare anche delle informazioni, se chi la vede registrata, l'abbiamo già detto prima, riapriamo venerdì e giovedì con orari, arriviamo fino a sera, più tardi possibile, per dare possibilità a chi può venire al museo, perché non possiamo aprire sabato e domenica, e i festivi, e poi apriremo anche Palazzo Santo Stefano un giorno a settimana. Intanto lì si ricomincia in qualche modo, è una cosa che non funzionerà molto, ma intanto facciamo vedere che siamo vivi. Ecco, vi ringrazio molto a tutti quanti, ringrazio il professor Andrea Squartini, Daphne e anche Andrea Fasolo e il dottor Francesco Daschio e ci rivediamo mercoledì prossimo, grazie anche alla provincia di Padova, a tutti gli ascoltatori collegati. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie, grazie a Ciao a voi. tutti, Grazie. grazie.